Questi sono i precedenti in Serie A tra Juventus e Monza. Proprio per darvi il buongiorno e farvi iniziare nel migliore dei modi il video. Eccoli. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, ben ritrovati. Oggi si gioca Match Day, quindi come al solito c'è il contenuto in cui andiamo a raccogliere tutte le informazioni sulla squadra che andiamo ad affrontare. Oggi facciamo abbastanza in fretta, in realtà, perché il Monza ha determinate cose che vanno, determinate cose che non vanno, ma non è tanto questo che dobbiamo mantenere ben caldo stampato in testa, quanto più appunto i precedenti dell'anno scorso. Significa che il Monza ha qualcosa che dà fastidio alla Juventus, ha quel qualcosa che la Juve proprio non riesce a digerire, o almeno l'anno scorso. Poi vediamo se quest'anno è cambiato qualcosa oppure no. Ieri Allegri in conferenza stampa ha ricordato pure che al Monza non abbiamo mai fatto gol l'anno scorso in Serie A. In Coppa Italia è un'altra roba, abbiamo vinto mi pare 2-1 all'Allianz Stadium, ma in Serie A questi sono i dati attuali al momento. Vediamo di non far arrivare il Monza a 3 vittorie, perché sarebbe la prima nella storia della Serie A a vincere per 3 volte contro la Juventus nei primi 3 incontri, e vediamo di non lasciare nemmeno dei punti a Monza, perché domani sera poi ci sarà l'Inter che andrà a giocare al Maradona e chissà che non possano esserci delle sorprese e quindi poi inizierà a rosicchiare qualche punticino che potrebbe voler dire vetta solitaria. Io ci tengo tantissimo, mi piacerebbe vedere una Juve concentrata sull'obiettivo, vediamo che cosa succederà. Intanto il Monza è ancora imbattuto in casa, ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3. Se ci sono dei giocatori a cui fare attenzione, beh, dipende. Colpani, soprattutto Colpani, soprattutto il flaco Colpani per quanto riguarda i gol, insieme ovviamente a Colombo, anche se Colpani è quello che ha segnato di più di tutti nel Monza, ha più gol all'attivo Colpani rispetto a Vlahovic e Chiesa, perché Colpani è a quota 6 e Chiesa e Vlahovic sono a 5 e 4. Per quanto riguarda invece la corsa, bisogna stare attenti a 2 giocatori che conosciamo molto bene, perché sono giocatori che abbiamo visto anche in altre squadre, sono giocatori anche come Pessina che abbiamo visto all'Europeo, quindi Pessina e Gagliardini sono i giocatori che danno più corsa, quindi più sostanza all'interno del campo. Attenzione che il Monza è una squadra anche di sostanza. Poi bisogna guardare e dare un occhio anche ai dati generali tra le due squadre, che sono i seguenti. Ho voluto evidenziare soprattutto quelli che sono i dati più diversi, quindi i passaggi riusciti, quindi i passaggi sulla tre quarti e quindi i dribbling. Se dal punto di vista della costruzione c'è una voragine, veramente una voragine, tra Juventus e il Monza è decisamente meglio nei passaggi, è decisamente meglio in presenza sulle tre quarti, la Juve invece se la può giocare sul dribbling. Attenzione, sappiamo bene che post Reggio Emilia la Juve poi sul dribbling è andata un pochettino a calare. Bisogna ritrovare anche quel fattore lì, perché è stato un fattore determinante per la Juve. Per tutto il resto invece Juve e Monza se la giocano abbastanza alla pari per quanto riguarda i valori medi delle due squadre. Il Monza è una delle squadre più precise in Serie A per passaggi, stiamo parlando dell'86%, ed è veramente tanto, soprattutto perché, come abbiamo visto, il Monza è una squadra che fa tanti passaggi, completa tanti passaggi. 86% come Inter e Lazio, sono al secondo posto soltanto alle spalle del Napoli con 87%, che rimane la squadra più precisa in Serie A per passaggi. Quindi stiamo parlando di una squadra che sicuramente nel possesso palla farà un'arma, non lo impariamo oggi, lo dobbiamo sapere, siamo preparati, siamo pronti, cerchiamo di interromperlo quel possesso palla con dei break e magari prendere la palla e partire in ripartenza proprio magari tramite il dribbling e la velocità dei nostri giocatori. Questa secondo me può essere una chiave per quella che dovrebbe essere la Juventus standard. Poi magari sarà una Juventus più arrembante, come abbiamo visto nel primo tempo con l'Inter. Ormai io do poco peso al fatto che la Juve possa essere continuativa nei 90 minuti. Sappiamo che non è così e non sarà così. Continuare a parlarvene di una speranza che invece posso nutrire lo trovo inutile, perché abbiamo visto che questi non sono assolutamente i piani della Juventus. La Juventus ha in mente di spezzettare anche un pochettino la partita. Attenzione che il Monza, ieri Allegri l'ha descritta come una super difesa, parlando delle ultime 10 dove in 3 occasioni non hanno preso gol e nelle altre 7 soltanto uno, quindi andando a fare una fotografia attuale della difesa del Monza molto chiara, molto positiva. Ma non sono ermetiche le difese del Monza, anzi è la squadra in Serie A in assoluto che para di più, e questo significa che la difesa è un po' ballerina. Però se la Monza para ma la difesa non prende gol, c'è un motivo.
È del portiere, perché quest'anno il portiere del Monza sta facendo un'ottima stagione. Stiamo parlando ovviamente di Di Gregorio, che io ho al Fantacalcio, tra le altre cose, quindi grande talent scout di talenti del Monza insieme a Colpani. Mamma mia, che super blocco Monza. Quindi bisogna stare attenti, perché magari noi riusciamo anche ad arrivare a tirare, a concludere nello specchio della porta, però poi c'è un ostacolo, un giocatore, un portiere che si sta mettendo particolarmente in evidenza. E se dobbiamo fare un parallelismo tra le ultime gare, quindi l'ultima gara giocata con l'Inter e questa attuale col Monza, c'è appunto una cosa comune tra le due squadre: i pochi dribbling. Perché Monza e Inter, insieme al Genoa, che affronteremo comunque a breve, sono le peggiori squadre in Serie A per dribbling, quindi questa può essere assolutamente una chiave. Dobbiamo cercare di limitarli da questo punto di vista. C'è un'ulteriore statistica in cui il Monza è la peggiore in Serie A e sono i gol dalla panchina, ne ha segnato soltanto uno, ed è per questo che tutte queste cose messe insieme mi fanno veramente una paura fottuta, perché poi dici, per la legge dei grandi numeri potrebbe succedere tutt'altro, potrebbe veramente invertirsi una tendenza, quindi cerchiamo di evitare questa cosa qua. Per quanto riguarda invece la probabile formazione, ora è ancora un pelino presto perché non abbiamo ancora dei dati certi. Ci sono un po' di dubbi, ieri si parlava di Locatelli, soprattutto su Danilo addirittura. Quello che sono riuscito a ricostruire negli ultimissimi minuti prima di iniziare a registrare è il solito 3-5-2, quello ormai lo diamo per scontato, con Szczęsny in porta, Rugani, Bremer e Danilo, che tornerebbe titolare al posto di Gatti, sul centrodestra, insieme a Kostic sulla sinistra, McKenny dirottato a destra, Miretti che tornerebbe titolare insieme a Rabiot come mezzala, Locatelli davanti alla difesa e Chiesa e Vlahovic nuovamente confermati in avanti. Perché sarebbe interessante questo schieramento? Perché come ben sappiamo, abbiamo visto anche contro l'Inter in particolar modo, la Juventus potrebbe poi andare ad alzare in pressing McKenny sul terzo centrale del Monza, abbassare Kostic per formare una linea 4 con Danilo e quindi passare praticamente a una sorta di 4-3-3 come abbiamo visto nel primo tempo con l'Inter. Quella è stata una mossa secondo me anche molto azzeccata, che ha funzionato, che probabilmente, ne parlavo anche l'altra sera a cena con mio padre, se avessimo deciso di rimanere concentrati sull'Inter per tutti i 90 minuti potevamo anche portarla a casa, perché l'Inter non era assolutamente l'Inter che avevamo visto nelle prime giornate, potevamo veramente fargli male inseguendo quella linea di pressing. Abbiamo optato, abbiamo scelto un'altra cosa e quindi è andata come è andata, un pareggio che comunque ci mantiene lì a meno 2 da nerazzurri, ma proprio da questa partita qua, proprio da Monza-Juventus, passa il destino della Serie A, del primo posto in Serie A, perché sulla carta ce l'abbiamo noi il match point, la partita in cui noi vinciamo e poi domani sera al Maradona andiamo a tifare per il pareggio, ce l'abbiamo noi il match point, soprattutto perché poi la settimana dopo si andrà a chiudere questo particolare triangolare tra Juventus, Inter e Napoli, dato che saremo noi ad affrontare proprio gli uomini di Mazzarri. Attenzione, perché il calendario è tosto. Il calendario in questo momento ci sta raccontando delle cose, è un calendario veramente particolare e ci sono degli incastri che possono premiarci. Ma per fare sì che si possa guardare una classifica di un certo tipo, stasera bisogna vincere col Monza, senza se e senza ma. Lo soffriamo, sì, sicuramente. Palladino allenatore di livello e si sta parlando di lui per il futuro di determinate squadre. Ieri sera si diceva che anche la Juve è su Palladino e si diceva che anche l'anno scorso la Juventus poteva aver sentito, sondato la disponibilità di Palladino. Cerchiamo di non fargli fare bella figura. A me non me ne frega niente di far fare bella figura a Palladino, perché così poi l'anno prossimo... Io voglio pensare che stasera la Juventus debba vincere questa partita in attesa invece poi del risultato del Maradona, che è fondamentale per noi. Vincere e poi attendere, osservare e perché no, gufare, perché quando sei lì poi alla fine l'unico modo è sperare che gli altri non facciano punti. Un mi piace, un commento, un'iscrizione e noi ci vediamo stasera con tutti gli altri contenuti sulla partita. Ciao!